se hai, anche se potrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Vorrei abbracciarti, ma sono più incerta che mai. È finita oramai, ma questa storia d'amore non finirà mai. Sabato 21 marzo 2015 al Teatro Lumière di Via di Ripoli a Firenze si è appena conclusa l'ennesima rappresentazione dell'Odissea, una parodia musicale dell'Odissea, croce delizia dei nostri anni scolastici, ma forse se all'epoca ci fosse stata questa rappresentazione tutti avremmo studiato molto più volentieri l'Odissea. Insieme a me sul palco abbiamo riunito i componenti della compagnia Giosuè Borsi Arzante, poi ci spiegheranno perché alla storica denominazione di Giosuè Borsi è stata aggiunta la dicitura Arzante. Insieme a me c'è il regista Maurizio Del Buffa, che è stato anche protagonista maschile nel ruolo di Ulisse, accanto a lui l'altra regista Paola Tanda, che ovviamente non poteva che fare Penelope, e poi tutti gli altri protagonisti. Sono 12 attori che si sono alternati in questa incalzante messa in scena dell'Odissea, con dei ritmi che hanno consentito agli spettatori di mantenere viva l'attenzione per le due ore della durata dello spettacolo. Il pubblico, come sentirete anche dalle immagini di sottofondo dei frammenti che vi proporremo, ha sottolineato ripetutamente con applausi le uscite in scena degli attori. È una compagnia che si è rivelata anche una compagnia di canto, perché tutti la parodia è completamente musicale, non ci sono brani parlati, e quindi avete dovuto sdoppiarvi in questo ruolo anche di cantanti. Come è nata questa Odissea, come l'avete congegnata, e poi presentiamo soprattutto chi ha lavorato anche al valore aggiunto della vostra recitazione, cioè alle coreografie, alle musiche, alle luci e alla parte video che sottolinea l'Odissea di Ulisse, che dopo la guerra di Troia per 20 anni si perde nel Mediterraneo finché non ritorna a Intaca per ricongiungersi alla sua Penelope e vendicarsi degli usurpatori proci. Sì, hai detto bene, infatti ecco l'Odissea, croce e delizia di tutti noi che abbiamo studiato alle scuole. Infatti l'idea è nata proprio da un insegnante che, per insegnare appunto l'Odissea e anche altri lavori tipo Promessi Sposi e altre opere, ha pensato bene di ideare questa parodia musicale. Praticamente ha messo in scena l'Odissea con le canzoni di oggigiorno, cambiandoci le parole. È un'esperienza già fatta in passato anche dal Quartetto Cetra, ricorderete Biblioteca di Studio 1 degli anni, fine anni 60, primi anni 70. La compagnia è una compagnia storica, la nostra compagnia è la compagnia stabile del Teatro Lumière, che è nata negli anni 20, pensate un po', quindi parecchio tempo fa, io non c'ero a quei tempi. È una delle più antiche di Firenze, credo la più antica proprio, e fu intitolata a quei tempi a Giosuè Borsi. Ora probabilmente non si sa più neanche chi è Giosuè Borsi, era un intellettuale livornese degli anni 20, e è stato aggiunto al nome Giosuè Borsi Arzante, che significa ars, è composto da due parole latine, ars ante, perché per noi l'amore per l'arte, l'amore per il teatro viene prima di tutto, naturalmente. Saluto capitano, avrezza la bocca di sé, sono il capitano di sé. A me passo la mano, sono il mio capitano, avrezza la bocca di sé, lui è capitano di sé. Ti fermo un po' più di tempo, e con dietro spingendo,
polimento Adelise, sono il capitano Lise. Allora, l'altra regista, sì. E coprotagonista. Coprotagonista, sì. E cosa posso aggiungere? Ha già detto tutto lui. Ma voi da spettatore, agli spettatori avete trasmesso questa grande allegria, questa grande gioia di lavorare a questo spettacolo e di stare insieme. Anche nella realtà è così? Siete in sintonia? Avete lavorato con questo spirito, sì, un po' goliardico e però molto professionale? Sì, sì. No, no, questa cosa è nata proprio per fare un ultimo dell'anno tutti insieme, però per far divertire il pubblico, quindi è per stare insieme noi l'ultimo dell'anno. La prima rappresentazione, sì, è stata tenuta l'ultimo dell'anno. Poi ci sono state due repliche a gennaio e ora queste qui sono state due repliche straordinarie, perché abbiamo fatto per l'ultimo dell'anno tutto esaurito, e chi l'ha visto l'ultimo dell'anno è rimasto veramente entusiasta di questa cosa, che ha fatto tantissima pubblicità. E allora le altre due repliche che noi avevamo in cartellone comunque sono... Gli americani direbbero sold out, a Firenze si dice tutto esaurito. E dico io, in questo regno mio non c'è più pace, perché lì si è andato via. Chissà se tornerà, nessuno qui lo sa, ma io lo sento che lo so, credo qua. In croce stanno qua, sperando di regnare, uno di loro che lo fa mi sposerà. Ma allora spingerò, non so come farò, con questa terra che mando io finirò. Sono già vent'anni che la nave si è partita, e sono vent'anni che la nave è finita. Allora, io sono Brunella Saiu Cregut e ho fatto l'Ancella, la Elena e la sirena, sì, anche una sorta di zombie, e poi Giunone ho fatto. Bene. Anche lei non è in abiti di scena, e quindi dobbiamo dedurre che invece stava dall'altra parte del palcoscenico. Sì, era una posizione privilegiata, perché dal comando delle luci ho potuto apprezzare i miei compagni di compagnia, che sono stati veramente bravissimi, e posso anche testimoniare che il pubblico li ha sempre apprezzati e applauditi tantissimo. Certo, le immagini renderanno conto di questo. Allora, tu hai aspettato per 20 anni il ritorno di tuo padre. Davvero, nel frattempo sono cresciuto e mi chiamo Giuseppe Pollastri, ho fatto alias Paride e Telemaco, avevo due ruoli impegnati. Lasciati andare ad un magico bacio bello, io sono Antonella Canzi e ho rappresentato Nausicaa e poi l'Ancella e le sirene. Io mi chiamo Silvia Gialli, ho fatto parte delle Ancelle, che siamo state come il prezzemolo, perché siamo sempre in mezzo, però volentieri, molto volentieri. Silvia Parenti, ho fatto l'Ancella, Minerva e Circe. Questa è Circe, una maga voluttuosa e sensuale, dell'Olimpo è la dea più strana e più, vive con i porcellini a gioventù. Io sono Lorenzo Del Buffa, ho fatto il montaggio del video insieme. È importante, perché ci aiuta lo spettatore a seguire Ulisse in questo suo girovagare. Sì, esatto, esatto. Io sono Guido Calabrò e ho fatto Giove, ho fatto il marinaio, ho fatto il procio e ho fatto suoni e musica, suoni e musica. Che è fondamentale la parte musicale, sì. Perché al di là dei suoni, ma la parte musicale è quella, è il filo rosso che collega, che ha collegato tutto quanto, anche il nostro stare insieme. Ricordiamo ai telespettatori, sono brani musicali celeberrimi che tu, sì, hai scelto. Tutti sono scelti dall'autore, io li ho risuonati, ho fatto ricantare, li ho arrangiati per quello che è stato possibile. Io sono quello del trucco del cavallo che Troia devastò, che ingegno fino
con le scatelle qui o la guerra terminò. Giordano Jacopini, lei ho fatto il Reantino, il Marinaio, il Procio, Eumeo, praticamente ero sempre in scena. Serena Scaradinari, ho fatto l'Ancella, ho fatto Calipso, poi ho fatto la Nutrice e la Dea. Angelo Catalano, in crisi di identità. Menelao, Mercurio, Marinaio, Antino. Via, via. Viva la montagna, viva la montagna. Sì, ho fatto anche Venere io, anche vabbè, Venere, va bene, sì. Insomma, non è una dea di secondo piano. Difatti. Allora, le coreografie, l'abbiamo detto, hanno, come la musica, hanno un ruolo fondamentale in questo spettacolo. Esatto, io sono Francesca Billi, ho appunto pensato alle coreografie, volevo fare un applauso a tutti perché nessuno si era mai avvicinato al ballo, alla danza, invece sono stati tutti bravissimi e quindi appunto ho cercato di... Che ricordiamo ai telespettatori, oltre a cantare e a recitare, gli attori hanno dovuto ballare. Infatti. Beh. Io sono Paola Iengo, l'Ancella, mi sono divertita tantissimo, tantissimo. Si percepiva perché... Allora io direi di concludere con Maurizio Del Buffa, con lui abbiamo iniziato la serie delle interviste, perché vorrei informarsi ai telespettatori se c'è la possibilità di venire, se ci saranno altre repliche, perché anche stasera era tutto esaurito e credo questo sia un bello stimolo per riproporre questo spettacolo. Certo, certo. Allora domani noi replichiamo, facciamo l'ultima replica per questa stagione, perché la stagione del Teatro Lumière volge al termine. Ci saranno altri spettacoli qui al teatro, quindi se volete venire seguiteci sul nostro sito www.teatrolumiere.it, dove ci sono pubblicizzati tutti quanti gli spettacoli della stagione. Chissà, se ce la chiederete ancora, perché ce l'hanno chiesta veramente in tanti, speriamo di poterla rimettere in scena, perché sicuramente lo spettacolo ha avuto veramente tanto successo, siamo tutti molto contenti e voglio veramente ringraziare tutti quanti, perché voi sapete il teatro è veramente scuola di vita e fare gruppo è veramente una delle cose che è una delle più belle che esista al mondo. Grazie anche a voi di averci ripreso, di essere stati qui, e un saluto a tutti quanti.